bentrovate su Logico Bio. Oggi voglio farvi questo video per parlarvi dei prodotti che funzionano davvero. Allora, sono dei prodotti che io uso e riuso ormai da molto tempo. Uno è una new entry, però mi sento già di potermi pronunciare su questo prodotto e quindi mi è sembrata cosa utile per voi, quali sono quei prodotti per i quali secondo me, quando acquistate andate veramente a colpo sicuro perché sono prodotti che funzionano davvero. Allora, non sono tantissime cose che ho da farvi vedere, forse perché non sono poi così tanti i prodotti che funzionano davvero, però io qualcuno nell'utilizzare ormai, come sapete, tante tante cose, qualche chicca nel tempo l'ho scoperta. Allora, iniziamo da un prodotto per il corpo, che è anche un prodotto facilmente reperibile. So che ci sono ancora alcune ragazze, insomma, alcune di voi che hanno difficoltà nel fare acquisti online, quindi c'è ancora qualcuno che preferisce acquistare da negozi fisici. In questo caso vi parlo di un prodottino che potete trovare da Tigotà. Allora, è un olio aromatico detossinante, quindi parliamo di un prodotto per il corpo, effetto freddo delle Driadi, al caffè verde e ananas. Di questo prodotto ormai ho quasi finito, vi avevo tenuto anche la confezione, insomma, per farvelo vedere in modo più completo. Il prodotto si presenta così, è una bottiglietta da 100 ml con PAO di 12 mesi. Allora, io l'ho acquistato all'inizio dell'estate, forse era ancora primavera. Sono stata continua nell'utilizzo di questo prodotto e ve ne avevo parlato anche su Instagram, vi avevo fatto una recensione singola. Sono diventata un po' pigra e discontinua nell'ultimo periodo. Però ve ne posso parlare sicuramente bene. È un olio anticellulite, che diciamo, è un coadiuvante appunto nel trattamento degli inestetismi della cellulite, che si applica dopo la doccia o il bagno. Io ho sempre avuto infatti la buona abitudine di tenermelo accanto alla doccia, cosa che dovrò rifare. E di andarlo ad applicare proprio appena chiudo l'acqua, appena ho finito la doccia, quindi quando la pelle è ancora bagnata, è ancora umida, andate a mettere un pochettino di prodotto. La confezione è abbastanza comoda perché, come vedete, ha questo forellino. Il profumo è un profumo che posso definire di erbe, assolutamente aromatico. E voi lo andate appunto a massaggiare dal basso verso l'alto. Io lo faccio principalmente sulle cosce, i fianchi ed i glutei. Lo andate a massaggiare fino ad assorbimento, che avviene in tempo veramente rapido. Per l'estate, questo olio, questo olietto è stata una goduria, una vera coccola a causa del caldo di cui avevamo già abbondantemente parlato, perché ha un effetto freddo. Non immaginate un effetto freddo ghiacciato come può essere quello della Alchemilla Ice oppure della crema effetto freddo per cellulite della Sien, però è un prodotto sicuramente molto rinfrescante, quindi secondo me è un prodotto che non andrà a dare fastidio anche adesso che il caldo ci ha abbandonato. E lo inserisco nella categoria prodotti che funzionano davvero perché vi rende immediatamente, proprio visibilmente, la pelle più soda e più compatta. Ovviamente, come tutti i prodotti anticellulite,
va chiaramente abbinato in generale a un'attenzione nei confronti dell'alimentazione, nei confronti dell'introduzione di liquidi, dell'attività fisica, eccetera, eccetera. È un prodotto che mi è piaciuto tanto, voglio andare a leggervi qualcosa di quello che contiene. Racchiude l'anima del caffè arabico e quindi l'olio di caffè verde, ma anche estratto di ananas che sappiamo ha spiccate qualità drenanti e che riattivano il microcircolo e chiaramente favoriscono l'eliminazione delle tossine. Altri oli essenziali che vanno a potenziare l'azione di questo olio sono la menta, il bergamotto, il lime, il limone, il pompelmo, il finocchio, il cedro, l'anice e l'aneto, che quindi vanno a potenziare l'assorbimento dei principi attivi di questo olio, e quindi ad aumentarne la sua efficacia. Come vi dicevo, è reperibile anche nei negozi fisici, io lo trovo da Tigotà, non so quali altri negozi tengano il marchio Ledriadi. Il prezzo è sicuramente abbordabile, ora non lo ricordo nello specifico, ma si aggira intorno ai 10 euro e quindi sicuramente è un prodotto che promuovo e che funziona davvero. Allora, visto che parliamo di corpo, vi voglio subito parlare delle spugne. Io credo che ormai voi sarete stufe di sentirmi parlare, parlare, parlare di queste spugne, ma veramente da quando sono entrate nella mia routine, non ne posso più fare a meno. Per la milionesima volta, vi voglio infatti parlare della mia amatissima, potrebbero anche venirmi gli occhi a cuore, spugnetta di Cose della Natura. Questa è ancora la prima spugna che io ho acquistato, quindi questa è una spugna, adesso è bagnata perché chiaramente stamattina l'ho usata per la detersione. Questa è una spugnetta che possiedo dall'inizio dell'anno e come vedete la potete solo vedere, non la potete toccare, è assolutamente integra ed intatta. Mille volte vi ho parlato di queste spugne, anche della gemellina piccola, quella che si utilizza umida per l'applicazione del fondotinta e della BB Cream. E c'è stata poi una new entry grazie ad una promozione di Vanity Space. Mi ero decisa, visto che la soddisfazione era tale e tanta, ad acquistare anche la spugna per il corpo arcipelago. Allora, che cosa dire di queste spugne? Di quelle per il viso vi ho già parlato tante volte, sapete dell'azione comunque esfoliante, leggermente esfoliante, quindi è una spugna che potete utilizzare tranquillamente tutti i giorni, mattina e sera, vi renderà la pelle più pulita, più luminosa, i pori si rimpiccioliranno, i punti neri, se ne avete, andranno a diradarsi e a scomparire. Insomma, sapete già le mille virtù delle sorelline piccole. Sono stata contenta di aver acquistato anche la gemella più grande, cioè la spugna arcipelago. Questa è una spugna che utilizzate per la detersione del corpo. L'effetto straordinario di questa spugna è che nella sua delicatezza vi aiuta a cambiare, a migliorare veramente la pelle. Infatti, assolutamente, io la uso abbinata con il doccia schiuma anticellulite di Anthos, anche questa dà una grossa mano per combattere gli inestetismi della cellulite, quindi vi rende immediatamente la pelle più liscia, più compatta, più soda. È una coccola. Mi piace utilizzarla anche con un altro prodotto delle Driadi che è l'olio lavante all'argan, profumosissimo, attualmente in uso. L'ho provata anche con altri doccia schiuma
e l'effetto è sempre lo stesso, è sempre coccoloso. Quindi sicuramente i prodotti, le spugne di cose della natura vanno assolutamente inserite nel top dei prodotti che funzionano davvero. Allora, passiamo al viso. Allora, per il viso vi ho tenuto da parte tre prodotti. Il Nutrisiero ciglia della Lepo, e anche di questo mi avete sentito parlare in altri video. Questo lo andremo a rivedere nei prodotti finiti di ottobre. Che cosa dire? Sapete che ve ne avevo già parlato, l'applicatore di questo siero si presenta così, quindi è come un pennellino per l'eyeliner. Voi andate ad applicare il siero grazie al pennellino proprio all'attaccatura delle ciglia, sia superiori che inferiori. Cosa dire? Al di là del fatto, qui dice che il PAO è di 6 mesi. Io sono andata sicuramente oltre al PAO, il prodotto costicchia, ma mi è durato veramente un'eternità. E già, come vi dissi, dopo 15 giorni di utilizzo di questo prodotto, avevo già notato un miglioramento delle mie ciglia, innanzitutto un infoltimento. Io ho sempre avuto delle ciglia abbastanza sottili, diradate e soprattutto veramente dritte. Quindi anche utilizzando il mascara non riuscivo mai ad avere una soddisfazione nell'uso del make-up. Perché non ho mai trovato comunque un mascara particolarmente incurvante, rinfoltente, che quindi andasse un po' a camuffare le mie ciglia. Fino a che ho scoperto questo prodotto di Lepo che, come vi dicevo, su di me ha avuto effetto già dopo 15 giorni dall'utilizzo, quindi con ciglia più infoltite, sicuramente allungate. Io da quando utilizzo questo prodotto noto un bel effetto dell'occhio applicando il mascara, quindi mi rimangono le ciglia belle lunghe, finalmente incurvate quando vado ad incurvare con l'applicatore del mascara, e quindi sicuramente è un prodotto che inserisco di diritto nella categoria prodotti che funzionano davvero, perché è veramente un investimento. Un altro prodotto che funziona davvero è un prodotto di cui si è parlato e straparlato, è un prodotto molto famoso tra le blogger, tra le youtuber, ed è questo siero alla caffeina di The Ordinary. Allora, qua andiamo un pochettino contro quella che è la mia filosofia. Sapete che io utilizzo soltanto prodotti biologici, prettamente prodotti biologici. Faccio eccezione soltanto per qualche prodotto a risciacquo. Di solito i prodotti ad assorbimento che io utilizzo sono sempre prodotti bio. Però quando, proprio sempre per il fatto che non mi lascio mai influenzare da quello che vedo e che leggo, quando ho iniziato a sentir parlare tra le beauty blogger e le youtuber di questo prodotto di The Ordinary, mi sono incuriosita e non ho resistito, quindi l'ho ordinato. Il prezzo è veramente piccolo, mi sembra di averlo pagato intorno ai 6-7 euro, 6,90 euro. Per una confezioncina da 30 ml che ha un PAO di 12 mesi, ma che promette di durare un'eternità. Contiene caffeina al 5% più EGCG. Io non, purtroppo avevo buttato la confezione, quindi non posso farvi vedere l'inci di questo siero, che però non ho detto a che cosa serve.
È un siero che va applicato sul contorno occhi e serve sia a minimizzare le occhiaie, quindi sia a schiarire le occhiaie, sia a sgonfiare le borse. Ed è principalmente questo il motivo per cui io l'ho acquistato. Ho notato infatti che nei periodi in cui dormo poco, dormo male, oppure l'ho notato quando non bevo molto, ricordiamoci sempre di cercare di bere, perché anche quello, anche la scarsa idratazione a me provocava gonfiore sotto gli occhi, e grazie a questo siero io sono riuscita veramente a risolvere il problema dei miei gonfiori, che la mattina, soprattutto su un occhio, erano abbastanza importanti. Come vi dicevo, non ho la scatola per farvi vedere l'inci, però posso farvi vedere com'è. Allora, come vi dicevo, una bottiglietta da 30 ml si presenta così con una pompettina. Il siero è di questo colorino giallo. Io ho messo questa quantità sulla mano, però ragazze, cioè, vi assicuro che ne basta veramente, veramente poco e ci fate il contorno occhi di entrambi gli occhi. Guardate, vabbè, io adesso l'ho spalmato qui sulla mano, spero che si veda. Si assorbe subito, è un prodotto che si assorbe subito e che appunto vi va ad aiutare nello sgonfiare quelle che sono le vostre borse. Non vi posso dire se quanto sia veramente utile ed efficace nel cancellare le occhiaie, perché raramente ho le occhiaie segnate, quindi ho il contorno occhi segnato da questo punto di vista e quindi non ve lo so dire. Però per quanto riguarda il gonfiore agli occhi, posso assicurarvi che è un prodotto che funziona davvero. Come vi dicevo, non è un prodotto biologico, quindi io non è un prodotto che vado ad utilizzare tutti i giorni, lo utilizzo al bisogno, quando dormo poco, quando vedo che la mattina ho gli occhi particolarmente gonfi e poi magari devo andare a lavoro, devo uscire, lo utilizzo, lo lascio asciugare e poi, tanto come avete visto, si asciuga veramente in pochissimo e poi vado ad applicare il mio solito contorno occhi. Quindi diciamo che per i casi di emergenza possiamo chiudere veramente un occhio. Secondo me è un prodotto che mi porterà oltre al PAO, perché ne occorre, come vi dicevo, veramente pochissimo e come vedete, non so se si riesce a vedere bene perché la botticina è scura. L'ho utilizzato tante volte, ma bastandone poco, il prodotto dura veramente tanto. Allora, un altro prodotto scoperta che funziona davvero è questo prodotto di Jonzac. Allora, al di là che io veramente mi sono resa conto che questo è un marchio che amo, perché dei prodotti provati di Jonzac, che sono l'acqua termale che già vi avevo anticipato, adoro, il detergente per il viso che ha utilizzato prettamente mio marito, che ha una pelle sicuramente grassa ed impura, non paragonabile alla mia, e ha avuto buoni risultati e buona soddisfazione dall'utilizzo del gel detergente, mi sono letteralmente innamorata di questo booster reidratante di Jonzac. Adesso voi andrete a scusarmi per il mio francese, perché ovviamente non sono in grado di pronunciare, insomma, di pronunciare correttamente quello che andrò a leggervi. Parliamo chiaramente, come al solito, di un prodotto biocertificato, una confezioncina da 150 ml con un PAO di 6 mesi. Allora, che cosa vi fa questo H2O Booster? Allora, è un booster super, super, super idratante. Allora, io non avrei mai detto che un prodotto liquido potesse avere un effetto così sbalorditivo. Vi spiego perché. Io sono reduce, ero reduce perché ormai l'ho finito da tempo, del booster di idratazione
di Green Energy Organics, che mi aveva fatto letteralmente innamorare, mi aveva dato dei risultati straordinari. Quindi diciamo che mi approcciavo a un nuovo prodotto di questa tipologia un pochettino scettica, perché sì, immaginavo che magari avesse un effetto lievemente compattante, sì, idratante perché è la sua funzione, però essendo un prodotto che va utilizzato come il tonico, mi sono approcciata incuriosita ma un pochettino scettica. Allora, questo è un prodotto che ha questa confezione, che si svita, ha un forellino piccolo piccolo che direi perfetto. Voi andate a mettere questo liquido sul dischetto di cotone, credo che si possa mettere anche sulle mani, però secondo me sarebbe uno spreco di prodotto. Io lo vado a mettere su un dischetto di cotone in modo che risulti abbastanza imbevuto e poi me lo vado a mettere su tutto il viso dopo il tonico, quindi come terzo step di detersione, appunto utilizzando il cotton pad. Allora ragazze, l'effetto è anche di questo quasi immediato e sbalorditivo. Voi vi sentite la pelle del viso che vi va quasi a pizzicare immediatamente. Attenzione, non è un pizzicore fastidioso, non è quel pizzicore che si avverte quando si applica un prodotto che brucia. È un pizzicore, per così dire, rimpolpante. Voi infatti vedete e sentite immediatamente la pelle assolutamente più piena e più compatta. Questo perché essendo un booster di idratazione va appunto a fornire alla pelle una percentuale di idratazione molto più alta rispetto a un normale prodotto idratante e soprattutto la va a preparare a quelli che saranno poi i trattamenti successivi che ci andate ad applicare, quindi il siero, la crema idratante giorno o notte e così via. Questo infatti è possibile utilizzarlo sia il mattino che la sera. Io lo utilizzo soltanto la mattina perché, come vi dicevo, lo tengo un po' come un gioiellino. Preferisco utilizzarlo la mattina quando appunto ho necessità di questo effetto plump, diciamo, di questo effetto più pieno e rimpolpato. Comunque è un prodotto che si può applicare tranquillamente 2 volte al giorno. Va a pieno diritto nei prodotti che funzionano davvero e, come vi dicevo, credo di aver trovato un marchio di cui sono curiosa di provare altri prodotti perché John Zack mi ha stupito veramente in positivo e mi sta piacendo tanto. Alla fine, vi ho lasciato 2/3 prodotti per i capelli. Allora, vi parlo subito dell'ultima scoperta, cioè della New Entry. Questo è un prodotto famosissimo, ma che io non avevo mai provato. Sto utilizzando da poco tempo, da un paio di settimane, ma mi sta già dando risultati. Allora, vi parlo della famosissima Fito 7, la crema idratante per i capelli. Anche questo è un prodotto di facile reperibilità, perché lo potete trovare nelle farmacie, parafarmacie che rivendono il marchio. Allora, il prodotto si presenta così, con questo tubicino da 50 ml, ha questa confezione, diciamo simile a quello del dentifricio, forellino d'uscita, il prodotto ne tiro fuori poco, è in crema, scusatemi, metti a fuoco, ok, dovreste vederlo. È questa crema che non ha un profumo gradevolissimo. Guardate, adesso lo vado subito ad applicare, tanto voglio farvi vedere che è un prodotto che assolutamente si va ad assorbire e non lascia effetto pesante sui capelli.
Dicevo che è un prodotto che non ha un profumo fantastico, ma a noi non importa, perché ciò che veramente conta è che vada a nutrire e a ristrutturare i capelli secchi. Allora, io l'ho acquistato da poco, dopo aver fatto il nuovo colore dalla parrucchiera, ogni volta che vado a rifare il balayage piuttosto che i colpi di sole, i miei capelli, soprattutto sulla zona delle punte dove sono anche più schiariti, ne risentono parecchio, diciamo da metà lunghezza in poi, perché ai lavaggi, quando poi li vado a lavare, nonostante io applichi shampoo, idratanti, un buon balsamo oppure una buona maschera, all'asciugatura mi trovo con dei capelli sulle lunghezze veramente molto molto secchi. Ho deciso allora di acquistare questo prodotto Fito 7, chiamato così perché contiene 7 piante che ora vi vado ad elencare, proprio per andare ad ovviare a questo inconveniente non solo dell'effetto crespo, ma proprio per andare a nutrire da dentro e quindi a ristrutturare i capelli che inevitabilmente un pochettino si rovinano quando li sottoponiamo a certi trattamenti. Allora, la Fito 7 contiene, come dice la stessa parola, 7 estratti di piante che sono malva, calendula, salvia, bardana, salice, soia e rosmarino. È un prodotto che io vado ad applicare sui capelli asciutti, quindi quando ho finito l'asciugatura metto una noccina di prodotto sul palmo della mano e poi vado con delicatezza a fare questo lavoro e a distribuirla bene sulle lunghezze. Non ho un buon rapporto con le creme per i capelli perché avendo i capelli fini risulta subito poi questo effetto unto e pesante. Questo non avviene con la Fito 7 perché i capelli si vanno ad asciugare subito, vedete anche qui dove l'ho messa, il prodotto si è già asciugato e non dà alcun segno, diciamo, fastidioso a vedersi. E quindi mi rende i capelli immediatamente più disciplinati, più idratati e anche più luminosi. Sono curiosa di andare a provarli, di andarlo a provare, anche prima dell'asciugatura, quindi a capelli bagnati ma tamponati, come indica la confezione, ma sicuramente lo vado ad inserire, nonostante lo utilizzi da poco, nei prodotti che funzionano davvero, perché da subito mi ha dato un ottimo effetto sui capelli trattati. Ed infine vi ho lasciato due prodottini che sono una combo, eccoli qua, che oltre che nella categoria prodotti che funzionano davvero, li posso sicuramente inserire nei prodotti scoperta estate 2018. Allora, io ho acquistato questi prodotti di Intra, che ho trovato all'Hyper Soap, sono dei prodotti certificati IAB, zero siliconi, parabeni e tutte le altre schifezze che purtroppo ben conosciamo, 98% di ingredienti di origine naturale, vegan ok. Vi dicevo che ho acquistato questo prodotto, diciamo, in emergenza, in vacanza, perché mi ero portata due prodotti che non mi erano piaciuti. Innanzitutto lo shampoo di BioQ, lo shampoo al miele, so che a molte piace, ma su di me ha avuto un effetto inutile ed inesistente, e la mia adorata maschera per i capelli Alia, che però era insufficiente nel periodo estivo, insomma, durante la vacanza, quando i capelli sono sottoposti allo stress della salsedine, del sole. Il prodotto di Alia sul mio capello era purtroppo insufficiente, quindi sono andata in pellegrinaggio di Per Soap alla ricerca di un prodotto che mi aiutasse a pulire veramente i capelli, facendo il bagno in mare tutti i giorni, quindi andavo a lavarli tutti i giorni, ma nello stesso tempo senza rovinarmeli.
Ragazze, questa combo per me è stata una super scoperta. Allora, innanzitutto abbiamo lo shampoo biologico detox al carbone vegetale e zenzero per uso quotidiano, sì, vero, assolutamente vero. È un prodotto che potete utilizzare tranquillamente tutti i giorni. Io al mare l'ho sempre utilizzato e non ho avuto effetti catastrofici sui miei capelli, anzi, mi ha aiutato molto a tenerli sempre puliti in profondità e luminosi. È un prodotto appunto a base di carbone vegetale e zenzero che potete utilizzare tranquillamente anche non diluito perché è molto liquido. Andate ad agitarlo bene in modo che si attivi il carbone in esso contenuto. Ha una consistenza molto molto liquida, quindi è facile l'utilizzo non diluito e ha un profumo buonissimo, cosa che non guasta, perché ha un profumo limonato, agrumato, speziato di zenzero che contribuisce appunto a darvi insomma quella sensazione di capelli puliti, di cute pulita. È importante anche sottolineare che nonostante questa sua funzione pulente e detossinante, assolutamente non è un prodotto aggressivo, non mi ha mai provocato fastidi alla cute, non mi ha mai desquamato ed è un prodotto che sicuramente ricomprerò magari per andare in piscina, visto che ha questo effetto molto pulente e detossinante, perché mi è piaciuto veramente, veramente tanto. In combinazione, avevo acquistato insieme a lui la corrispondente maschera che chiaramente contiene gli stessi ingredienti. È una confezione questa da 250 ml, quindi vi trovate un bel barattolo. Il colore è questo grigio. Che poi è grosso modo lo stesso colore dello shampoo, la profumazione buonissima, speziata, limonata, è la stessa anche della maschera. La confezione dice di lasciarla in posa dai 5 agli 8 minuti e poi andare a risciacquare molto bene i capelli. Io la utilizzo però anche come se fosse un balsamo, quindi con meno tempo di posa e ho comunque un effetto straordinario. Già subito a capelli bagnati noto subito un effetto assolutamente districante. I capelli sono liscissimi, ha sicuramente sui miei capelli una funzione anticrespo perché dà quel quid di idratazione in più, probabilmente prolungando il tempo di posa i capelli rimangono anche maggiormente idratati, anzi adesso che ci penso, visto che mi è rimasto un pochettino di tempo questa mattina, probabilmente poi la terrò in posa per il tempo indicato, poi successivamente ne andremo a parlare, ma veramente questa combinazione è stata una scoperta vincente e non posso non inserirla nei prodotti che funzionano davvero. Bene ragazze, questi sono i miei prodotti che veramente amo, di cui non posso più fare a meno, prodotti che vi consiglio di acquistare a colpo sicuro perché esplicano quasi immediatamente tutti, come vi dicevo, il loro effetto. E ho finito, ragazze. Sono contenta di aver trovato tempo anche oggi di stare un pochino insieme a voi. Noi ci vediamo presto. Vi ricordo ancora una volta che è in corso il gioco sul canale. Vi rilascio ancora una like. Se il video vi è piaciuto, mettetemi un like. Ci vediamo alla prossima. Un bacione. Ciao!